Strato TG, a tutti buonasera. Brutto episodio nel pomeriggio di oggi in via Etrusca alla Querce, vittime una coppia di anziani coniugi presi di mira verso le 16.30 da due magrebini che hanno strappato la borsa dal braccio della donna, una 87enne. La donna è caduta a terra trascinando con sé anche il marito di 91 anni che le stava camminando vicino, coinvolta anche la figlia della coppia che ha 67 anni. La donna ha accusato un malore vedendo gli anziani genitori a terra, doloranti. I passanti hanno dato immediatamente l'allarme. In via Etrusca sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia e anche i carabinieri. I due coniugi e la figlia sono stati soccorsi e portati all'ospedale in codice giallo. Ancora la cronaca, il circolo ricreativo nascondeva un nightclub con droga, alcolici e giovani donne per facoltosi clienti. La polizia ha arrestato tre persone, sentite. Sulla carta una normale associazione culturale, nei fatti un luogo dove comprare e consumare droga fino allo sfinimento, più o meno un etto per sera, quella che finiva sui tavoli del circolo, o meglio del locale notturno in via Caduti sul Lavoro nel Macrolotto 1. Lo ha scoperto la squadra mobile della Questura di Prato che, coordinata dal sostituto Lorenzo Gestri, nella serata di ieri ha arrestato tre cinesi accusati a vario titolo di agevolazione dell'uso di stupefacenti per avere messo a disposizione il circolo e dispaccio di droga. Tra loro il vicepresidente dell'associazione culturale, già finito lo scorso anno nell'inchiesta China Track. Il presidente è invece un italiano che si occupa di disbrigo pratiche. Non è indagato ma deve rispondere di tutte le irregolarità amministrative rilevate dalla polizia. Una cinquantina i clienti cinesi divisi a gruppi nei privé affittati per 500 euro a sera e con gli extra pagati a parte dalla compagnia di giovani donne alla droga, allo champagne, agli alcolici. 22 i cinesi senza permesso di soggiorno per i quali l'ufficio immigrazione ha aperto il procedimento per l'espulsione, 4 quelli segnalati alla prefettura per il consumo di droga, identificate anche diverse ragazze. Alla fine del controllo sono stati sequestrati 50 grammi di ketamina, 5 di ecstasy e un paio di marijuana, ma per i clienti c'era disponibilità su richiesta anche di eroina, cocaina e ketamina. Droghe pesanti e leggere per lo sballo che richiamava ogni sera decine di cinesi, 4 mesi di appostamenti, intercettazioni e soprattutto di immagini riprese dalle telecamere nascoste hanno consentito agli investigatori di mettere insieme un quadro indiziario che ha fatto sì che il giudice per le indagini preliminari acconsentisse alla richiesta della procura di arrestare i tre cinesi, ai quali è stata contestata anche l'aggravante dell'abitualità, perché lo sballo di droga e alcol era cosa di tutte le sere. Da febbraio a ieri sera i poliziotti hanno controllato il circolo e hanno perso il conto dei clienti età media 30 anni che uscivano nel cuore della notte devastati dal consumo di stupefacenti e andarsene alla guida di auto di lusso. A mettere in moto l'inchiesta è stato l'arresto nei mesi scorsi del barista del circolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In occasione di un controllo la polizia trovò droga sul bancone e sequestrò il locale. A chiedere e ottenere il dissequestro fu il presidente italiano dell'associazione culturale. Sul suo conto non sono emersi elementi tali da farlo finire sul registro delle notizie di reato. Momenti di paura oggi pomeriggio in via Pistoiesi, in un appartamento al primo piano di una palazzina. Per cause ancora da accertare si è sprigionato un incendio. Due occupanti, entrambi cinesi, sono rimasti intossicati. Si tratta di un uomo di 42 anni che è stato trasportato al pronto soccorso e di una donna di 38 che ha rifiutato le cure ospedaliere. A dare l'allarme ai vigili del fuoco attorno alle 15 sono stati passanti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio nel giro di pochissimo tempo e poi hanno provveduto alla bonifica dell'appartamento. E ora vi raccontiamo la storia, anzi per meglio dire il sogno di un giovane. Lui si chiama Giovanni, ha 17 anni. Eleonora Barbieri. Questa è la storia di Giovanni Fuochi, un ragazzo di 17 anni che da 15 combatte contro una rarissima forma di tumore cerebrale che lo ha costretto su una sedia a rotelle, a sottoporsi a ben 40 interventi chirurgici e a sopportare cure pesantissime. Il suo straordinario attaccamento alla vita lo ha salvato contro ogni parere scientifico, ma le battaglie per questo piccolo grande leone che abita a Casale da quasi 11 anni non sono finite. Tra pochi giorni Gio, così viene chiamato da amici e familiari, finirà la scuola media
media, ma al contrario dei compagni non potrà andare alle superiori. Le sue condizioni rendono complicata la sua presenza in classe e necessario l'intervento della madre Monica Bigagli per cambiarlo. Fino ad oggi, in assenza di un servizio pubblico, ci ha sempre pensato lei tra mille difficoltà. Grazie all'intervento del dottor Marco Armellini, Giovanni è stato inserito in un progetto dall'ANFAS, ma il suo sogno è un altro e ha contattato Notizie di Prato TG per lanciare un appello alla provincia, all'ufficio scolastico provinciale e alla Società della Salute. Di stare a scuola con i ragazzi della mia età, perché io, cioè, all'ANFAS ci voglio stare, però due volte a settimana. Un sogno che si scontra anche con una difficoltà burocratica. La mamma di Joe, che ha sulle spalle una lunga battaglia per inserire il figlio prima alle elementari e poi alle medie, non ha presentato l'iscrizione alle superiori. E sinceramente io e mio marito eravamo un po' stanchi di lottare, non abbiamo scritto Giovanni alla scuola superiore, avevamo scritto Giovanni all'ANFA 5 giorni su 5 da settembre, però in questi giorni, parlando appunto con questo nostro amico, Giovanni ha espresso il desiderio, senza dire niente a noi, di andare a scuola almeno due giorni la settimana da settembre. Joe però non vuole rinunciare a un briciolo di normalità che per lui è la medicina più efficace. Lo si capisce dalla commovente lettera che ha scritto alla sua attuale scuola, la Don Milani. E voglio dire che ci tengo tanto a loro, che mi hanno supportato in questi 5 anni e li voglio ringraziare. Per aiutare la ricerca su queste rare forme tumorali infantili, un anno fa Monica ha creato un'associazione, La Forza di Joe. Il simbolo è un piccolo leone che non è ancora stanco di lottare. Lui non si arrende, quindi mi sembra doveroso non arrendersi neanche a noi. Piazza delle Carceri in festa stamani per l'anniversario della Fondazione dei Carabinieri. Ancora Eleonora Barbieri. L'Arma dei Carabinieri di Prato ha festeggiato in Piazza delle Carceri il 205° anniversario di fondazione alla presenza delle autorità cittadine, di tanti familiari dei militari in servizio nel pratese e di appassionati della benemerita. Schierati all'ombra del Castello dell'Imperatore, tutte le articolazioni del Comando Provinciale, il Gruppo Carabinieri Forestale e della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera solenne e la deposizione di una corona in onore ai caduti, ha preso la parola il colonnello Marco Grandini, comandante provinciale, che sulla base dei dati registrati nei primi 5 mesi dell'anno ha confermato la tendenza già in atto nel 2018. I reati totali sono calati del 12%, i furti del 18% e i 120 arresti eseguiti ne sono la riprova. L'impegno dell'Arma non si ferma a questi risultati. I prossimi obiettivi sono una più forte azione di contrasto ai furti in abitazione, che in controtendenza rispetto agli altri dati sono invece sensibilmente aumentati, con un più 3%, e ai reati in materia di lavoro quali il caporalato, lo sfruttamento del lavoro e la tutela della sicurezza. Nel corso della cerimonia è intervenuto il maresciallo Giuseppe Giangrande, medaglia d'oro al valor civile, che per la prima volta dall'attentato del 2013 ha preso parte alla festa dell'Arma di Prato. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, sono stati premiati i militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio. E c'è una prospettiva particolare dalla quale si può osservare la città, è quella dal fiume Bisenzio. Alessandra Grati. Terza edizione per visite in gommone sul Bisenzio. L'iniziativa promossa dall'Associazione Artemia con il patrocinio del Comune. La prima gita domani 6 giugno alle 21.30 con partenza dai giardini di via Mendola. Gli altri appuntamenti sono previsti ogni giovedì fino al 25 di luglio. Sono un appuntamento ormai, diciamo, fisso del periodo estivo e noi cerchiamo appunto di guardare Prato da un occhio veramente insolito, cioè visto appunto dal fiume, conoscendone la storia, le bellezze storico-artistiche che si affacciano sul fiume e anche appunto le caratteristiche del fiume stesso. Immutato invece il percorso. Ci troveremo qui presso i giardini di via Mendola perché abbiamo appunto un accesso facilitato al fiume, dopodiché la visita partirà dal ponte alla passerella fino al ponte 20 settembre. Abbiamo una novità vera e propria di quest'anno, ovvero omaggeremo tutti i visitatori di uno spuntino messo a disposizione dagli sponsor, che sono appunto esercizi commerciali del centro storico, che grazie a loro appunto ci delizieranno con prodotti tipici del territorio.
I posti sono limitati, per cui è necessario prenotare chiamando il numero 340-510-1749 oppure scrivendo a info@artemiaprato.it. Il costo del biglietto è 20 euro ed è richiesto un abbigliamento adeguato. Sarà Leonardo Pieraccioni ad aprire la quinta edizione di Toscana Filmmakers Festival. Sentite il servizio di Barbara Becchimanzi. Il Castello dell'Imperatore si prepara ad ospitare 5 serate dedicate alla promozione del cinema toscano. Dal 10 al 14 giugno è infatti in programma la quinta edizione del Toscana Filmmakers Festival, con tanti ospiti d'eccezione e ben 9 cineasti in gara. Ad aprire le danze sarà lunedì 10 giugno Leonardo Pieraccioni, che, intervistato dal giornalista Federico Berti, parlerà della sua carriera e del suo ultimo film, girato a Prato. Durante le varie serate, tutte ad ingresso gratuito, saranno poi proiettate i 6 cortometraggi e i 3 documentari partecipanti ai 2 concorsi del festival. L'ultima sera sarà invece dedicata alle premiazioni e alla proiezione del film di produzione pratese Forse è solo mal di mare. Allora, siamo molto contenti quest'anno alla quinta edizione, siamo arrivati e l'anno scorso appunto abbiamo avuto dei grandi risultati e quest'anno sarà ancora più scoppiettante, anche perché il 10 di giugno si partirà con appunto l'apertura con Leonardo Pieraccioni, il più grande dei filmmakers toscani, che appunto ha valorizzato la Toscana e l'ha portata a giro, ha portato a giro la sua toscanità. Un'altra serata importante sarà quella del mercoledì, con la presenza di Federico Bondi, che sarà attribuito il premio come miglior autore toscano dell'anno, in quanto regista di Daphne, un premio meritatissimo, in quanto questo film, oltre ad avere una tematica molto importante che riguarda i ragazzi Down, è un film che ha vinto il premio della critica a Berlino, il premio Fipresci della critica internazionale. A pochissimi giorni dal ballottaggio si torna alle urne domenica prossima, il 9 giugno. Stasera alle 22:30 protagonisti su Toscana TV i candidati a sindaco Matteo Biffoni e Daniele Spada. Confronto sui principali temi della campagna elettorale. Da domani il confronto sarà disponibile anche sul sito internet toscanatv.it. Moderati dal direttore di Notizie di Prato, Claudio Vannacci, gli sfidanti parleranno delle loro idee e dei progetti che riguardano mobilità, sicurezza, servizi al cittadino, infrastrutture, sviluppo economico e poi concluderanno raccontando la loro idea di città del futuro. Era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.